con Valentina Zannoia al termine della partita di Brescia-Verona, ti chiedo prima di tutto il tuo ritorno in campo, cosa hai provato? Sicuramente grande emozione, ero fuori da parecchio tempo e non è mai semplice recuperare da un infortunio anche se non troppo grave, però sono contenta di come sono rientrata, del calore dei nostri tifosi e poi la vittoria, insomma, addolcisce, ecco, questo mio rientro. Parlando proprio della vittoria, hai visto un Brescia che perché tutti hanno tenuti ha meritato la vittoria, nonostante adesso a fine del primo tempo il Verona ha cercato di accorciare le distanze. Non Sì, so. io credo che la partita potesse essere chiusa prima, nel senso che abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo e forse dovevamo essere molto più concrete noi per non rischiare poi di subire un pareggio che, secondo me, per quello che si è visto in campo, sarebbe stato molto beffardo. E siamo state brave comunque poi nel secondo tempo a non disunirci e poi con il 3-1 si è chiusa la partita, ecco. Alla luce della sconfitta del Mozzanica contro il San Zaccaria, la squadra contro il Tavagnacco settimana prossima potrebbe da una parte essere decisiva, nonostante c'è la Fiorentina a 5 punti. Sì, Firenze è lì a 5 punti, quindi non bisogna fare calcoli, insomma, abbiamo imparato già anche l'anno scorso che un mezzo passo falso ti può costare il campionato. Quindi noi lavoreremo in settimana al meglio per affrontare come sempre al massimo il Tavagnacco, perché comunque sia è sempre stata un'ottima squadra, molto ostica e molto difficile da battere per quello che ci riguarda, e quindi noi prepariamoci, non facciamo conti e andiamo fino alla fine cercando le vittorie. Un'ultima domanda, la presenza della Camusso in questa partita. È molto, molto importante, ha fatto anche un discorso post partita. È importante che personaggi come lei ci seguano, perché vuol dire che davvero qualcosa nel nostro movimento sta cambiando. E avere il sostegno di figure come lei è importante per ogni giocatrice, per le società e per tutto il movimento femminile. Grazie mille Valentina. Grazie a te.